Le borse europee chiudono in rosso la seduta odierna di scambi, una giornata quella di oggi che ha visto un tentativo di recupero in avvio per poi virare in negativo, appesantita dall'andamento negativo di Wall Street e da una nuova spinta al rialzo dello spread che ha oltrepassato i 320 punti. A risentire maggiormente i titoli bancari che accumulano perdite fino ad oltre 4 punti e mezzo percentuali, Banco BPM e UBI le peggiori, seguite da Intesa San Paolo, Unicredit e Biper. La maglia nera del listino spetta però a ST Microelectronics, che lascia sul terreno oltre 10 punti percentuali. Sul fronte opposto Saipem, che dopo la presentazione dei conti dei primi 9 mesi dell'anno, superiori alle attese degli analisti, chiude sopra i 6 punti percentuali. Bene anche Moncler e Luxottica.